Grazie, grazie, grazie. Ma lo presentiamo, ovviamente, ecco, lo presentiamo ovviamente, abbiamo corso troppo, sono, è il bello della diretta, diceva qualcuno, caspita, più importante di noi. Allora, caspita, devo ricordare, okay, assolutamente, perché gli artisti hanno ragione e vogliono che si ricordi, tutti questi CD, anche quello di Franco, lo troverete là, costano poco e vendono molto, vero? Certo. Anche perché bisogna rifarsi anche delle spese. Quantomeno, come si dice in paese, però. Allora, Franco Secchi, che è venuto da quel di Chiaramonti, che ci in saldo tengo, si giustamente dice Zaramonte. Zaramonte, qui a Stintino, ci fa sentire anche il suo secondo brano, Caucciù. Franco Secchi. Grazie. Che caucciù, long se manda. E se puro o frangelato, che sarà sì quello prato, tanto non andrà. Dei tempo che caucciù e labrado fin sapesse che già genza e già sese e a monte sua filo ferro. Dei tebo, mai tebo, mai tebo che caucciù, che caucciù non anda più su, che caucciù. Gianni Masia. Alla pregare un da solo, ma si muoia da deluscio trepidatore, dai su un altro gascio amico mio, l'incaneto e a sapere puoi una quasi scuta sa, ma mancari due luci da sa, a fraire alla drissa sea. Mai te bo, mai te bo, mai te bo, che caucciù, che caucciù non anda più su, che caucciù. Mai te bo, mai te bo, mai te bo, che caucciù, che caucciù non anda più su, che caucciù. Grazie, grazie, arrivederci, grazie a tutti. Franco Secchi, grazie. E Gianni Masia, come anche la musica etnica può trasformarsi in divertimento. Grazie Franco, grazie a Gianni, buon ritorno a Pozzo Maggiore. Allora, abbiamo voluto fare le cose particolari quest'anno. A Chiaramonti, scusate. vabbè, sempre lo Cudoro, non è... sono sempre là. Va bene, chiedo scusa, capite anche l'emozione. Abbiamo, dicevo, voluto fare le cose per bene e anche creare dei momenti di divertimento.
cabavettisti della prima ora, tanti anni sui parchi e sulle piazze, prima in quattro, adesso in due, Pierpaolo e Stefano. Meschia Jack, che ci fai qui? Baciamo le mani. Baciamo le mani. Che ci fai qui, Johnny? Ho dovuto cambiare aria. Hai fatto bene, hai visto? Che meraviglia. Da New York, esattamente in Sardegna. Come siamo caduti in basso, Jack? Ma che dici, Johnny? La Sardegna è una delle isole più belle del mondo, yeah. E poi ci hanno consigliato bene. Ma chi è quel fetoso che ci ha mandato qui? Dimmi chi è. Johnny, non alzare la voce. È stato il padrino. Il padrino? Certo. Di Cresima. Ma che dici, Johnny? È per questo che ci cacciarono dalla famiglia. Parlavo del padrino di battesimo. Mischia Jack, ero troppo piccolo, non me lo ricordo proprio. Johnny, parlo di Don Silvio. Il parroco? Ma no, colui che investì tanti soldi in Sardegna per la salvaguardia dell'ambiente. Del suo terreno. Bravo. E comunque siamo anche noi qui per fare un po' di vacanza. Ok Jack, sempre Nanza finisce. Insomma, dobbiamo solo ambientarci un po' per non dare troppo nell'occhio. Come disse Jimmy Ciclope. Votati Jack. Che succede? Votati. Che succede? Quello mi sembra il cognato del padrino. Chi? Don Fede. Mischia, è passato. È passato. Ah, fottuto. Andiamo via, a me già mi girano, Jack. Stai, non mi piace. Tranquillo, metti via quel ferro. Qui ci fosse un piano. Peccato. Perché? Io ho portato la chitarra. Conosci My Way? La suono da poco. My Way, mi ricordo la famiglia. Come si stava bene a casa. Tutti mi si aspettavano. Ma io sono solo due tutti note. Tutti avevano paura note. Del sottoscritto. Ma sono strimpellato, Johnny. Diciamo che ti ricordi che quando stavo a casa. Non tutti so avevano paura di me. Mischia Jack, te la devo suonare. Che cosa, Johnny? My Way. Ma chi la conosce? E comunque, qua ci fosse un piano, come ti dicevo. Non ce l'abbiamo, è facile. Mi è venuta un'idea, dobbiamo solo imparare a parlare un po' di sardo. E sardo? Così, per rimanere nell'ombra, come disse Frank Lorbo. Hai ragione. Allora, manuale alla mano. Occhiale all'occhio. Leggiamo. Leggiamo. Che aspetto la luce, Jack? Imbecille. Leggiamo. Leggiamo. Dialetto sardo. Dialetto sardo. Dialetto sardo. Dialetto sardo. Ma che dici? La frase intera, yeah. Ok. Non avevo capito. Che te lo dico a fare? Prima frase, Johnny. Prima frase, Jack. È facile. È facile. Lei ha sulato. Ma chi l'ha isolato? Io non ho toccato niente. Sono appena lei arrivato qua e già la gente dice che io sono uno che tocca. Ma io non ho toccato niente. Cioè, facile, sono guarda, abituato a non toccare prendi perché dopo la gente ti dice che sei... Johnny! Vuol dire prendi il latte, è facile. Non avevo capito. Adesso hai capito. Adesso ho capito. Seconda frase, John. Seconda frase, Jack. Lea s'ha bagassata. Questa la so, è facile. Sentiamo. Vuol dire prendi una prostituta. Ma che dici, John? Vuol dire prendi l'acqua cassata, è facile. Per la prostituta. Perché a tua sorella piace cassata. Naturale. Ah, naturale. Naturale che sia cassata, Jack. Terza frase, John. Terza frase, Jack. Lea sua... a fare suino prendi l'uva e fai ma allora i sardi sono dei maghi perché Johnny ci prendono l'uva e ci fanno i maiali certo giusto hai già ho ragione è per questo che di donne come tua sorella ce ne ha grappoli che vuoi dire Jack mischia Johnny mi devi stare ad ascoltare ogni volta che ti spiego qualcosa tu non mi ascolti mi fai capito. Mettere la pazienza non faccio brutte piccole mischia Johnny votati che c'è mischia sei votato mi sono votato. Mischia, chi è? Sta passando il fratello del cognato del padrino. Chi? Don Costanzo. È passato. Buono, state buoni. È passato. Buono, stai buono, Jack. Mamma mia. Altri tempi, John. Erano altri tempi. Mi ricordo in famiglia come si stava bene. Si stava bene. Altri tempi, anche quando ci annoiavamo un po', ci facevamo sempre il modo per divertirci. Ti ricordi? Certo, ci chiedevamo il pizza a vicenda.
facevamo saltare in aria le macchine dei vicini di casa, scippavamo qualche vecchietta, picchiavamo gli extracomunitari, ma non certo perché siamo razzisti, Jack, erano altri tempi. Altri tempi, Johnny, ora tutto cambiato io. Al contrario. Al contrario, ora sono gli extracomunitari che ci picchiano. Ci picchiano. Le vecchiette che ci scippano. Ci scippano. E non certo perché siamo razzisti. Erano altri tempi. Altri tempi, Johnny. A proposito di altri tempi, Johnny. Che c'è? Ti ricordi di Charlie? Charlie Quacciodita. Che? L'autostoppista? Ma che dici? Quelle pollici nemmeno le aveva. Non le aveva? Charlie Quacciodita lavorava in ristorante. Il ristorante. Un giorno per sbaglio, per assurdo, gli chiesero un'insalata condita. Fortuna che non gli hanno chiesto un salsicciotto. Che fine ha fatto? Mi deve 12 euro. Ma che ne so, lo sai, Charlie è sempre stato un uomo cioppo generoso. Generoso. Si fece in quaccio per tutti. Tutti e quattro. Che vuol dire? Mischia, Jack, se uno per tutti fa tutti per uno, quattro per tutti fa tutte e quattro. Hai ragione, John. Ho ragione. Cioè, bravo, non ci avevo pensato. Ho ragione. Porca miseria, da quando sei stato operato sei diventato molto più bravo sui calcoli. Ho ragione, Jack. Accidente. E ti ricordi di Billy? Billy chi? Billy, Billy come si chiama? Billy il coyote. Willy Coyote, Johnny. Ma che dici, Jack? Quello era fratello. I fratelli Coyote, ti ricordi? Come non mi ricordo? I fratelli siamesi. I siamesi? Sì, che si fecero operare per farsi dividere. Che gli rimase un coyote per uno. Ti ricordi? Come non mi ricordo? Altri tempi erano. E ci ricordi di Max? Max Parabola. Ti ricordi? Come non mi ricordo? Quello che raccontava le storielle ai picciotti. Le storielle picciotte. Era lui. Sei sicuro? Sì. È quello che c'aveva due orecchie come due parabole, che dici? Con lui i telefonini prendevano anche sott'acqua. È vero, anche in cantina prendevano. In cantina. Usciva sempre con quello Tommy 10 e 10. 10 e 10? Sì. Lo chiamavano così perché usciva sempre a quell'ora. No, per via dei piedi. E ti ricordi di Sam? Se mi ricordi. Ma certo che ti ricordo, si chiamava Inator, Seminator. Come non mi ricordo, Seminator? Ci fu un aumento delle nascite dei bimbi in quel periodo. Ti ricordi? Anche delle gonne. Allora ti ricordi bene. E come non mi ricordo? Mischia Jack. Che succede? Mischia Jack. Mischia Jack, che succede? Mischia Jack. Mischia Johnny. Mischia Jack. Mischia Johnny. Mischia Jack. Mischia Johnny. Ma che mischia devo mischiare, Jack? Non stiamo neanche giocando a carte, eh? Hai ragione, Johnny. Ma dai le carte e votate. Perché? Chi è? Mischia, sta passando la moglie del fratello del cognato del padrino. Chi? Don Mario. Don Mario è passato. Ma no, ci sono anche gli amici di Don Mario. Gli amici di Don Mario? Stai lottato, se non ci si conoscono. Sono passati. Tutti sono passati. Andiamo via, Jack, a me questa situazione non mi piace. Andiamo... Cos'è tutta questa premura, Johnny? Lo sai, Jack, quando ci sono gli amici di Don Mario in giro c'è aria di sfida. Hai ragione, Johnny. È meglio tagliare la coda. Tanto qui non canta nessuno. Muti stiamo, omertà. Muti. Pierpaolo e Stefano, li vi sentiremo più tardi. Si hanno fatto sorridere, ma poi faranno anche altre cose. Bene, riprendiamo il nostro discorso musicale. Cambiamo sempre genere. Adesso ritorniamo alla musica d'autore. Per il terzo anno nella nostra rassegna, cantautore ormai affermato nella nostra città, a Sassari, componente degli Umaniora, scritto brani, sta scrivendo brani per tanti altri artisti, artista e autore sensibile. Per il terzo anno io sono felice di presentarlo perché è anche un caro amico, Gabriele Masala. Più forte questi applausi, hanno bisogno i ragazzi dei vostri applausi. Allora, innanzitutto mettiamo, buonasera, facciamo vedere questo che è più che altro il promo, un'anteprima possiamo dire di quello che uscirà. Sì, stiamo missando il nuovo CD. Fa qualche settimana possiamo dire. Nel frattempo sì, è questione proprio di un mese massimo. E nel frattempo abbiamo stampato questo CD anteprima di tre brani. I Sassi, per avere qualche pillola. Esatto, i Sassi del Sentiero che troveranno fra l'altro nella nostra, possiamo dire, bancarella degli artisti. Esatto. Così. Ok, Gabriele sta per uscire col suo nuovo disco, non diciamo date perché porta male, oppure abbiamo no, già... No, stiamo missando, quindi siamo proprio alla fine. Dopo, voglio dire, l'indiscusso successo del disco precedente, Cambio Libertà, che presentammo proprio in anteprima due anni fa in qui, Piazza dei 45, adesso abbiamo l'occasione comunque di anticipare qualcosa del nuovo disco. Il primo brano di Gabriele Masala è Mangio Solo. Grazie. Thank you.
proprio elegante, stasera è per me, per me. Il menù da sfogliare ed un piatto abbondante che sia, ecco già l'antipasto, lo voglio sbranare. Sono solo all'inizio, stasera è follia. I sapori della vita, una tavola imbandita. Che dolce sacrificio riempire questo calice di vita e brindare ai colori intorno a me. Sento il vino che assale e fiume caldo il mio. Sono pronto a continuare ad ubriacarmi come un dio. Una noia mortale, una piatta compagnia. Stare solo è naturale se sto con la fantasia. E la pista raddoppia, il sangue mi scoppia. E gira la stanza e balla la doganza. Sono io l'onnipotente. Se son fatto per te, non concedo uno sguardo, sono quasi stranito. Sono immerso nel cibo che vuoi tu da me, da me. Sei carina ma inciampi, stai venendo da me. Io che rido e che ascolto, non do certo importanza a questa tua presenza, sto bene con me. È curiosa la vita, preferisco il bicchiere. Che dolce sacrificio riempire questo calice di vita e brindare a tutto quello che c'è in me. Sento il vino che assale ma sono sempre io. Sono pronto ad ignorarti ed ubriacarmi come un dio. Questa noia mortale, la tua piatta compagnia. Se sto solo è naturale se tu non hai fantasia. E la vista raddoppia, il sangue mi scoppia. Dobbiamo accendere, eccoci qua. Allora, grazie, Gabriele, davvero. Mettiamoci un po' indietro così. Per siamo, un problema di luci. Abbiamo un qualche problema con le luci. Sassi del Sentiero, abbiamo detto. Sì. Sono tre brani, no? Quanti? Sì, tre brani che anticipano poi quello che sarà il lavoro completo. Dico sempre, lo troverete là, ma io lo ripeto perché questi ragazzi, avvicinatevi, ripeto, hanno bisogno del vostro aiuto, perché spendono anche tanto per fare i dischi. Ed è giusto che anche noi, insomma, qualcosa a loro, no? La riconosciamo. Allora, Gabriele è un autore, oltre prima di essere un cantautore. Ripeto, lo ripeto ancora una volta, ha scritto per altri artisti. Poi, fra l'altro, ascolteremo altre cose scritte da Gabriele in questa serata. Abbiamo bisogno, io un discorso che faccio da quando abbiamo iniziato questa rassegna, di fare ascoltare la nostra musica etnica. Però dobbiamo anche renderci in conto che in Sardegna ci sono tanti autori, tanti artisti che hanno fatto una scelta diversa, cioè quella di cantare in italiano. È giusto, secondo me, che anche loro abbiano il loro spazio, e purtroppo molte volte questi spazi in Sardegna non ci sono. Quindi ben vengano serate come queste per far conoscere i nostri ragazzi. E ringraziamo pubblicamente Giulio di aver organizzato. E facciamo anche un applauso a questi ragazzi. A Giulio, glielo facciamo all'organizzatore di questa manifestazione. Ben volentieri. Il tunnel, Gabriele Masala. Grazie. Thank you.
c'è niente che farei per stare meglio di così. Ogni parola sussurrata è una montagna dentro me. Non c'è libro né canzone che mi ruberà un sorriso. Vivo questa sensazione, non son sicuro né deciso. Ogni battito mi logora dentro e fuori. Ogni sospiro risuona di vuoto. Cerco il buio in ogni attimo, senza strada né perché. Mi fanno compagnia le lacrime, e se adesso vuoi stai un po' con me. Salto nel vuoto, raggiro l'anima, mi muovo con difficoltà. Gabriele Masala, grazie. Allora, ricordiamo ancora una volta, il CD uscirà fra qualche tempo, andate a acquistarlo, lo troveranno in tutti i negozi. Negozi oppure sul sito gabrielemasala.it. Bene, ancora una volta un Ciao. Applauso, un saluto a Gabriele Masala. Ripeto sempre, è anche un programma televisivo, quindi qualche minuto di pubblicità. Questo concerto vi è offerto da Giardini e Piscine Arcobaleno SNC, Gavini Falegnameria, Tecno Casa, Sini, Restauri e Antichità. Beh, vi devo dire, per me sono tutti bravi quelli che si esibiscono qua stasera, dal primo all'ultimo. Però questa ragazza mi ha colpito, perché a parte
tre canzoni, ho sentito per adesso solo tre brani meravigliosi, ma la forza vocale, la sensibilità, qualcosa che emoziona e che fa ricordare anche grandi cantanti italiane. Devo dire che sono veramente felice ed orgoglioso di averla qui stasera. Maddalena Solinas! Benvenuta Maddalena. Aspetta che c'è l'altezza di Gabriele. C'era l'altezza di Gabriele, che poi è uno scricciolo. Io sono un po' più bassa. Quando canta è una bomba. Allora, ma anche no. Il CD di Maddalena non è ancora pronto, ci sta lavorando Gabriele Masola con grande, esatto, lo vorrei ringraziare. Con grande forza. Ah, io vi invito a una cosa, ascoltatela con attenzione, poi mi direte se avevo torto o ragione a dire che secondo me questo scricciolo ha un futuro e noi ne risentiremo parlare tanto. Il primo brano è Basta un attimo, Maddalena Solinas. Grazie. Ciao.